Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi parliamo di Fidanzati dell'inverno. Credo sia un titolo che probabilmente se avete una qualche attività social, sia su YouTube che su Instagram, eccetera, eccetera, avrete visto questo titolo in mano a tantissime persone. Edizioni EO me ne aveva già mandato una copia di Ark, che però non ero ancora riuscita a leggere. E ho appena appena proprio terminato la lettura di questo volume. E come dire, secondo me ne dobbiamo parlare in maniera approfondita. Sono molto in disaccordo con alcune recensioni e opinioni che ho visto in giro. Non che con questo voglio sminuire assolutamente l'impressione e l'opinione di altri, però secondo me c'è da fare qualche appunto. Detto ciò, sembra che sto per fare una recensione tragica, non sarà così. Prima di iniziare la recensione, come sempre, vi ricordo che se volete supportare il mio canale perché quello che propongo vi piace e vi interessa, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, commentate, likeate i video, ma giusto perché tutto quello che sto facendo non mi debba sembrare totalmente folle tutti i giorni. E in più, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi metto giù nell'info box, mi date davvero una grande mano. Detto ciò, passiamo a Fidanzati dell'inverno. Farò la parte che mi dà un gran fastidio fare perché non ne ho mai voglia, ovvero la recensione dal punto di vista della trama. Cosa racconta Fidanzati dell'inverno? In questo mondo che è come se fosse esploso, si sono venuti a creare dei regni che si chiamano arche. Ogni arca ha la peculiarità di avere le persone che hanno capacità e poteri di una diversa rispetto a un'altra arca. Sull'arca di Anima vive la nostra protagonista che si chiama Ofelia. Ofelia ha un potere molto particolare che è quello di attraversare gli specchi, ovvero riuscire a passare da un punto all'altro attraverso degli specchi, e non solo, è quella che viene considerata una lettrice, ovvero che toccando alcuni oggetti riesce a percepirne la memoria e la storia di questi oggetti. Tutto molto interessante. La madre di Ofelia la promette in sposa a un uomo sconosciuto del grande Polo, che è un'altra arca ed è insomma quello che potrebbe assomigliare benissimo al Nord Europa come proprio impostazione, magari la Russia, insomma tutti questi territori del Nord, che si presenta su Anima in maniera molto sgarbata, la prende con sé perché il matrimonio sa da fa, e Ofelia si ritroverà ad avere a che fare con il mondo dell'arca Polo e soprattutto con la corte di Polo. Scoprirà che in questo regno tutti cercano di ammazzarsi a vicenda e che ci sono un sacco di intrighi politici e lei dovrà cercare il modo sia di sopravvivere che soprattutto, visto che non è molto propensa a questo matrimonio, di riuscire a venirne a capo. Detto ciò, questo è un po' vagamente la trama, ma è più o meno quello che trovate in questi capitoli. Il resto è trama, 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 trama su trama. Allora, prima che io inizi a parlare, di solito divido sempre le recensioni in due modi: la prima parte dove vi spiego cosa mi è piaciuto, e un'ultima parte dove invece evidenzio i difetti. Ci tengo a dire una cosa, questo libro a me è piaciuto moltissimo. Devo dire che per alcuni versi è forse uno dei fantasy più interessanti, più originali che io ho letto ultimamente e mi è piaciuto davvero moltissimo, tanto che gli ho dato 4 stelline su 5. Ho il braccino molto corto con le review, ok? Adesso lo appoggio anche perché pesa veramente un tot, è abbastanza corposo come vedete, quindi insomma, partiamo dagli aspetti molto positivi. Che cosa mi è piaciuto visceralmente di questo libro? Io ho trovato che l'ambientazione e tutto il world building siano estremamente brillanti, proprio vivide. Ci sono praticamente sono delle cartoline quelle che ci vengono descritte dall'autrice, che è Christelle Dabou. Devo dire che il suo stile di scrittura, anche tradotto, io mi sto rendendo anche conto che faccio davvero fatica a leggere libri non in lingua ultimamente, però devo dire che nonostante tutto anche la traduzione è ottima, quindi sono riuscita proprio a pieno immergermi in questo mondo che è veramente originale, bellissimo, è proprio meraviglioso riuscire a immergersi in tutte queste descrizioni che sembrano dei dipinti, davvero sono delle cartoline, sono meravigliosi. E è proprio un sistema
molto molto originale, non riesco a dirvelo in altro modo, è stato davvero molto bello. E secondo me questo poi è un libro che si regge totalmente sulla trama. La trama è, è il punto forte del libro insieme all'ambientazione, perché la trama è molto dinamica, continuamente in movimento, non c'è un momento in cui non succeda qualcosa, si passa da un punto all'altro e nel mezzo succedono cose e... è completamente, completamente impossibile rimanere fermi all'interno del libro. E sia l'ambientazione che la trama sostengono forse quello che per me è proprio il tema principale del libro, perché all'interno di Fidanzati dell'inverno nulla è quello che sembra, perché tutto è un intrigo politico, tutto è uno schema che deve portare a qualcos'altro, non sai cos'è illusione, che cosa sta effettivamente accadendo e soprattutto noi non riusciamo mai a capire di chi ci possiamo fidare. E questo devo dire che la scrittura, l'ambientazione e la trama sostengono benissimo questo concetto. E per me è potentissimo, perché è molto riuscita come operazione. Devo dire che è perfetto il modo in cui viene resa tutta questa sensazione di ok, e adesso cosa devo pensare? Perché è successa questa cosa? Ma perché? È una sorta di matrioska che ogni volta che si apre qualcosa tu pensi di essere arrivato in fondo, ma è una scatola cinese che continuerà continuamente a ritrasformarsi e a farti capire che fino ad ora tu non hai capito nulla. E questo è molto interessante, è molto bello. Mi ha ricordato a tratti un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Ofelia veramente è come se cadesse nella tana del Bianconiglio. È proprio esattamente la stessa cosa. Parte da un universo, da una realtà dove lei più o meno ha il suo mondo, la sua esistenza che si svolge all'interno del museo, ed è sicura, è tranquilla, ha una famiglia molto unita, si supportano a vicenda, insomma, e poi finisce in un mondo dove tutti sono fuori di testa, tutti sono assettati di potere, succedono mille cose per le quali lei non è preparata e che deve affrontare. Dall'altro lato invece mi ha ricordato molto alcuni, diciamo, classici della letteratura fantasy per ragazzi, anche non troppo classici, perché infatti ha degli elementi che secondo me riprende un po' dalla fascinazione di Harry Potter, altre cose da Shadow and Bone, soprattutto proprio la dinamica della protagonista lanciata a corte, protagonista un po', diciamo, che non ha delle ragioni personali, non ha dei valori che hanno senso inserite in un contesto della corte, come la corte dell'inverno, e lei viene proprio catapultata all'interno di questo bollirone di matti, praticamente lo potremmo definire. Poi ha degli elementi che secondo me riprendono Twilight, Hunger Games, insomma alcune cose di questo tipo, e non solo, va bene. Però insomma, pur avendo questi riferimenti anche alla lontana, sicuramente è estremamente originale e, vi ripeto, per me è stato molto interessante leggerlo perché lo trovo originale. Anche perché noi più andiamo avanti con la storia, più pensiamo di aver svelato qualcosa oppure che qualcosa ci viene effettivamente svelata, in realtà ci lascia con ancora più dubbi di prima e questa è una bella sensazione, vuol dire che il libro è brillante, a mio parere. Infatti è un po' una sorta di reazione a catena che crea la trama, perché ogni cosa è come se aprisse delle porte, ma non la porta di uscita, quindi l'arrivo finale, l'approdo a un qualche cosa, no? Cioè è come se si entrasse in un nuovo labirinto che di nuovo va ripercorso, bisogna decifrare tutti i segnali. Ripeto, per me è brillante. E infatti, quando ci troviamo proprio anche all'interno di questo nuovo labirinto, che potrebbe essere il primo, il regno del polo, noi ci troviamo di fronte a una società molto diversa rispetto a quella di Anima, ma praticamente veniamo catapultati in una società malata, meschina, cattiva, calcolatrice, molto crudele, perché davvero tutti cercano di ammazzarsi per avere del potere e riuscire a mangiare un po' di potere agli altri. Le menzogne sono proprio all'ordine del giorno, nessuno è mai come sembra, ogni cosa che viene detta significa qualcos'altro. Ripeto, per me è brillante. E sappiamo che non ci possiamo fidare di nessuno perché ci viene ripetuto tante volte all'interno del libro, lo capiamo tutti, tranne Ofelia, che è la protagonista. A quanto pare, se ripeterglielo 7 volte non serve a nulla. Infatti diciamo che uno dei problemi che io ho avuto proprio con il libro
sono i personaggi, perché secondo me hanno dei gravissimi problemi di caratterizzazione, nel senso che se non per Ofelia in parte, sono completamente piatti, sono dei personaggi monodimensionali che hanno davvero un unico tratto caratteristico che ci viene descritto e che viene perseguito all'interno del libro e non hanno alcun tipo di profondità. Sapete, se avete visto già delle mie recensioni, dei miei video dove parlo di libri, che per me la caratterizzazione è un aspetto essenziale per apprezzare un libro. Quindi, quando già manca, è vero che bisogna compensare molto bene da altri lati, come in effetti fa questo libro, però per me è come se mancasse davvero un arto alla storia, perché senza la potenza dei personaggi, secondo me c'è qualcosa che manca. E in questo caso io l'ho avvertita molto. Infatti, tipo Ofelia, che è effettivamente l'unico personaggio che un po' impariamo a conoscere, seguiamo il suo percorso, ma ripeto, con le pinze, perché non è che sappiamo molto su di lei alla fine del libro, è un personaggio anche un po' contraddittorio a mio parere. Noi la seguiamo da Anima, perché le prime scene sono ambientate ad Anima, e dall'inizio lei ci viene presentata come un personaggio maldestro, goffo, completamente incapace di non far cadere cose, eccetera. Eppure lavora in un museo, che per me è già una grande contraddizione. Io non darei mai mano a un personaggio che fa cadere qualsiasi cosa tocca dei reperti antichi. E in effetti, quando lei parla dei reperti, ne parla con la massima cura e attenzione, ed è proprio strano. Cioè, oppure mi viene da dire, per il resto delle cose che fai, non te ne frega niente. Io sono un po' dura nei suoi confronti, effettivamente risulterò molto, molto lapidaria, però ci sono cose che non mi tornano. Però devo dire che se anche non ho sempre condiviso quello che faceva, non l'ho sempre compreso, magari in altri casi. Ho apprezzato perché all'interno proprio del romanzo noi la vediamo all'inizio in una specie di bozzolo, un po' come se fosse nella sua sfera, la sua realtà, proprio neanche all'interno di Anima, proprio all'interno del museo con pochi altri personaggi. Noi la ritroviamo a un certo punto del libro che cerca di darsi un po' una svegliata e progredisce. Effettivamente è un libro nel quale lei cerca dell'affermazione personale. Fa un percorso di crescita personale, impara dai propri errori, anche perché i suoi errori le costeranno molto caro a livello emotivo, fisico e rischia davvero molto all'interno del libro. E questa cosa effettivamente è super apprezzabile perché è molto realistica la maniera in cui lei, a una certa, è costretta ad affrontare le proprie paure, costretta ad affrontare le proprie debolezze, perché se non lo fa lei, non lo farà nessun altro, perché se non lo fa lei, l'ammazzano. Quindi, ho trovato estremamente interessante questo lato del suo carattere. Altre cose, ripeto, sono un po' contraddittorie e anche se non condivisibili invece altri aspetti, devo dire che comunque ho cercato sempre di comprendere il perché lei abbia agito in un certo modo. Magari non è quello che avrei fatto io, ma è lecitissimo che qualcuno agisca in un altro modo, chiaramente. Ho apprezzato, ad esempio, tantissimo che, nonostante la sua grandissima timidezza, la sua goffaggine, eccetera, sia una persona che quando parla difficilmente ha filtri. Dice davvero la cosa che le pare più giusta dire in quel momento, ma non giusta come convenienza, proprio giusta perché è quello che pensa. E secondo me è molto in contraddizione, ad esempio, col fatto che sia molto timida, che sia molto silenziosa nell'esprimere le sue opinioni. E poi ogni tanto questi exploit che a me sono piaciuti molto, perché io stimo molto le persone che non trattengono la propria opinione anche quando non è tanto conveniente dirlo. Dall'altro, ho apprezzato molto meno i suoi viaggi mentali e i suoi vaneggiamenti, perché vede cose che non sono reali. È difficile da spiegare senza entrare nello spoiler, però in pratica lei vede che un non detto, un'azione o un'affermazione che viene fatta significa una cosa molto più grande di quella che in realtà significa. E non ho veramente capito il senso di questa cosa. Meno viaggi mentali, più realismo da questo punto di vista. E come vi dicevo già prima, a parte Ofelia, purtroppo il resto dei personaggi non hanno alcun tipo di profondità. Perché per esempio, del fidanzato, ovvero di Thorne, noi conosciamo solo un aspetto, ovvero la sua facciata esteriore. È un personaggio molto maleducato, dai modi molto brutali,
grezzi e insensibili, potremmo dire, è un personaggio molto taciturno e noi vediamo questo aspetto di lui, non vediamo nient'altro. Poi ci torno su Thorne perché ho veramente tanti appunti da fare su di lui. Ad esempio, gli altri personaggi sono la zia di Thorne, che è un personaggio che seguirà Ofelia, e la zia Roselyn, che è la zia di Ofelia, che è stata mandata ad accompagnarla nel territorio del Polo. Come vediamo anche qualche altro personaggio secondario, così. Devo dire che però io di questi personaggi vi posso dire molto poco perché conosco solo un aspetto di loro e questa cosa a me mi ha un po' infastidita perché speravo in una maggiore conoscenza anche loro. Non so se verranno ripresi successivamente perché questo è il primo volume di una serie. Lo spero perché vorrei che venissero fuori almeno un po' di verità su questi personaggi, perché fondamentalmente potrebbe essere letto da un lato come non vi dico molto su questi personaggi perché fa parte del gioco, dall'altro forse per mancanza, perché mi viene da pensare che effettivamente però tutti i personaggi non sono indagati, quindi forse non è un problema del legame con la trama. Vabbè, questi poi sono i miei viaggi mentali, quelli che non stava facendo Ophelia li sto facendo io. Sono anche molto felice di una cosa che non ho trovato spesso. Ophelia non vuole questo matrimonio, cioè un matrimonio combinato, nel quale lei non si riconosce, in più si trova di fronte a questo uomo che è un pezzetto di ghiaccio, non parla neanche con lei, la ignora, e lei effettivamente non romanticizza la cosa come avrebbero fatto in altri libri magari. Anzi, lei proprio esprime ad alta voce davanti a Thorne, che è il fidanzato, sì, ci sposeremo, ma io non ti amo, cioè non provo sentimenti per te, mi sei totalmente indifferente. Questa cosa è molto originale, perché in quasi tutti i romanzi si tende un po' a dire vabbè, c'è il matrimonio combinato, ma alla fine si ameranno tantissimo. No! No, non funziona così. È vero che Ofelia si sente molto in colpa per questi sentimenti, che a me sembrano invece totalmente legittimi, e mi dispiace che lei debba per forza provare quel tipo di sensazione, perché è quasi come gli sto dicendo la verità, mi dovrei sentire in colpa. Invece io ho apprezzato tantissimo il fatto che lei gliene abbia parlato, però effettivamente il tipo di rapporto che hanno i due, o la mancanza totale di rapporto, che è forse più precisa come descrizione, tra i due, l'ho trovato molto più corretto. E mi è piaciuto il fatto che non sia stato romanticizzato questo aspetto. Perché effettivamente Thorne, che è un personaggio che io ho detestato, è innanzitutto un po' cliché la relazione tra i due, perché lei è la classica ragazza goffa, impacciata, minuta, piccolina, lo dico perché io probabilmente rientro nella categoria, e lui è contrapposta all'omone altissimo, magari non molto muscoloso, perché in questo caso Thorne è molto gracile, però questa grande differenza fisica e l'imponenza fisica anche di Thorne su Ophelia. Infatti io qui ve lo dico, per come abbiamo visto Thorne in questo libro, che è un personaggio, ripeto, estremamente maleducato, estremamente insensibile, che non parla con Ophelia, e che non parla con nessuno, ha dei modi veramente rudi, io non riesco a capire come questa possa essere considerata una coppia shippabile. Trovo giusto che non lo sia stato all'interno del libro, finalmente, e perché proprio non è comprensibile come questa possa invece diventare una relazione. Una relazione succede se due persone si parlano, in questo caso i due non si parlano. Quelle poche volte che si parlano sono tutte mezze frasi e non è così che si instaura una relazione, e io ho, ripeto, apprezzato il fatto che non ci sia stata una romanticizzazione di questi atteggiamenti. L'ultima pecca, il finale. Quello non è un finale, quello è semplicemente che il libro continuava ed è stato interrotto per spezzarlo in più punch. Vabbè, comunque, la figura di Thorne mi ha portato a considerare diversi aspetti del libro che secondo me sono problematici, molto problematici anche, e ve ne parlo giusto perché così magari potete prestarci attenzione anche voi se lo leggerete. Spero che lo farete, ripeto, perché tutto quello che vi ho detto prima è davvero la parte molto importante del libro, non che queste che vi starò per dire non lo sono, però il libro a me è piaciuto veramente molto.
Nonostante questo, è giusto sottolineare che alcune cose non funzionano oppure sono proprio sbagliate. Devo dire che per quanto riguarda la rappresentazione femminile, sono davvero moltissimi problemi all'interno di Fidanzati dell'inverno. È una sorta. Poi, no, cioè non voglio passare per quella che punta sempre su queste cose, però effettivamente alcune cose non vanno bene. Ci sono una serie di doppi standard continuamente proposti all'interno del libro che io non riesco più a vedere. Ve lo giuro, se io li leggo ancora, di cosa sto parlando? Il primo è legato proprio a Thorne e al suo rapporto con Ophelia. Io penso che il motivo forse maggiore per il quale noi non vediamo una progressione del personaggio principale è proprio per colpa di Thorne. Perché Thorne ha un rapporto con Ophelia veramente sbilanciato dal punto di vista della gerarchia nella coppia, che non è una coppia, ma potrebbe essere, insomma, in questo legame tra due persone. Ophelia ha un rapporto subordinato a Thorne, perché Thorne le impedisce di progredire con tutte le sue mancate informazioni, con la mancata comunicazione, con il suo essere molto aggressivo anche nei suoi confronti, nell'intimorirla. Ophelia non può progredire nella storia perché lui non le dà gli strumenti per decifrare, decodificare e riuscire a muoversi all'interno del mondo. Quindi, ogni volta che Ophelia per caso combina un disastro, Thor si arrabbia con lei e la intimorisce, è molto duro nei suoi confronti, ma in realtà la colpa di tutta questa mancanza, magari di fiducia di Ophelia, il motivo che la porta poi a combinare dei guai, è dovuto a Thorne, perché se tu non dai gli strumenti a una persona per compiere determinate azioni o capire cosa fare e cosa non fare, dopo non te la puoi prendere con lei. È sbagliato come modello di rappresentazione. E in generale, proprio la figura femminile soffre moltissimo all'interno del libro. Nonostante ci siano davvero tantissimi personaggi donna, perché fondamentalmente prevalgono rispetto ai personaggi maschili, ma ci sono dinamiche che io non sopporto più. Ovvero, il primo ci si presenta subito suo Anima, cioè la terra di provenienza di Ofelia, dove Ofelia giudica in maniera molto critica le sorelle. Le sorelle vengono criticate perché hanno deciso di sposarsi, perché secondo lei vivono in maniera frivola, perché loro crearsi una famiglia per lei è una cosa scontata e le giudica molto pesantemente, tanto che dice io non sono come loro. Che è onesta come cosa, ci sta a dire io non sono come loro, ma giudicarle perché hanno scelto quella strada per la loro vita, giudicandole stupide e superficiali perché hanno scelto la famiglia rispetto magari al museo, comprendo da un lato, però secondo me è una dinamica che è un po' troppo vista e siamo un po' oltre. Non credo che nessuno sia così monodimensionale come personaggio. È anche brutta la guerra tra donne all'interno dei libri per queste cose. Io sono più figa perché faccio la direttrice museale, tu che hai una famiglia sei una sfigata. È ovvio che ogni donna aspira a qualcosa di diverso, non possiamo giudicare qualcuno perché ha scelto la famiglia, ha scelto di vivere in un determinato modo rispetto a qualcun altro che invece vuole perseguire la carriera. Ognuna è libera di scegliere di fare quello che vuole. L'altra cosa che mi ha assolutamente infastidito riguardo proprio la rappresentazione femminile è come venga ritratto il sesso, la seduzione e questi aspetti, perché in questo c'è sempre un doppio standard, proprio come nella nostra società, perché c'è sempre la figura dell'ammagliatore che conoscerete all'interno del libro ed è evidentemente creato come elemento di disturbo fastidioso, che seduce giovani donne sposate che sono portate all'adulterio oppure donne molto giovani, promesse spose, eccetera, eccetera, che cadono ai suoi piedi, guarda caso, ha così fascino che dice che in 3 battute conquisterà ogni donna. E al di là del fatto che sia veramente svilente leggere una cosa del genere, ho trovato molto svilente soprattutto il fatto che ci sia sempre un doppio standard riguardo al rapporto con il sesso. Se un uomo agisce in un determinato modo, viene considerato quasi un eroe. Se una donna si approccia al sesso, è qualcosa di negativo, cade in disgrazia, è una sciagurata, è una disgraziata e basta. Secondo
sinceramente basta. E viene sottolineato che è sempre la donna a tradire, viene sottolineato che c'è una donna di mezzo, mentre praticamente non si nomina mai la questione del fatto che quando si ha un rapporto si è in due, fondamentalmente, ma l'uomo viene messo in secondo piano perché quello non è molto grave, la donna invece è grave. Basta, sinceramente. E in più, una cosa che ho notato moltissimo è che tutte le donne in una posizione di potere, in una posizione di rilievo, sono descritte, dipinte come meschine, arrampicatrici, come crudeli, come manipolatrici, arroganti. Insomma, mentre gli uomini si possono comportare in una maniera veramente pessima, che non viene mai giudicata, le donne, soprattutto altre donne, sottolineano dei comportamenti di donne in posizioni di rilievo sempre la loro meschinità e le loro caratteristiche negative. Io personalmente non sopporto più di leggere questo tipo di rappresentazione. Detto ciò, queste cose che io ho sottolineato sono veramente molto poco presenti nella storia. A parte le dinamiche di corte, devo dire che il rapporto tra Ophelia e Thorne non c'è una massiccia presenza di una rappresentazione femminile inadeguata, secondo me, perché fondamentalmente ci si concentra su altri aspetti. Però ci tenevo a sottolinearveli in modo che, secondo me, anche voi possiate un po' notarli, poi fatemi sapere. Detto ciò, per salvare un attimo tutto, perché sembra che questo libro io l'abbia odiato, no, assolutamente, questo libro a me è piaciuto moltissimo, gli ho dato 4 stelline, ha degli elementi molto migliorabili, ha degli elementi che secondo me sono validissimi e molto originali e io sono davvero felice di averlo potuto leggere grazie a Edizione O che me l'ha mandato. E io vi posso solo dire che secondo me, ha tantissimo potenziale per essere il primo fantasy pubblicato da Edizione O, è validissimo, è anche un titolo che non è girato all'estero essendo di provenienza francese, quindi ero davvero molto curiosa di leggere un titolo del genere e mi ha soddisfatto quasi a pieno. È veramente molto valido, io ripeto, ve lo consiglio perché difficilmente ritroverete un'ambientazione così originale e delle descrizioni così dettagliate, belle, vivide. È proprio un piacere immergersi dentro la trama, tra l'altro, perché è molto molto dinamica, arrivi alla fine e dici, e quindi? Ecco, detto ciò, io spero davvero di avervi dato un quadro abbastanza completo riguardo a questo libro, non verrà sicuramente una recensione breve. Detto ciò, se lo avete letto, se avete intenzione di leggerlo, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e io spero davvero ancora una volta di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!